da qualche sì. parte. Cioè, io non no, mi ero presentato, andavo alla stazione e dicevo go e come back. Allora io mi chiamo Pizzati Giovan Battista e sono venuto un pochettino più tardi di Francesco e Alessandro. Praticamente avevo 20 anni quando sono venuto nel 1967 e sinceramente è stata una delusione per me questa venuta. Aspettavo nella mia fantasia un po' diverso. Essendo stato un pochettino al nord prima di venire qua, subito non ho avuto questo impatto positivo. Purtroppo non avevo... Aspettavo una nazione più moderna? No, nel senso di moderna, le costruzioni, l'ambiente erano tutti diversi da dove era al nord dell'Italia. Tutte queste cassettine, queste cose mi sembravano non solo uno spazio enorme, immenso, dove la gente era tutta dedicata al lavoro, lavoro, lavoro. Sì, divertimento niente. Vita sociale poco, come hai accennato tu, Frank, era solo alla fine settimana qualche visita, parenti, amici, paesani. Allora purtroppo non avevo le risorse per poter ritornare subito, e allora anzi avevo un po' di debiti che dovevo prima eliminare. Hai debiti solo. Allora è passato un paio di anni, in questi paio di anni ho cominciato a inserirmi, ad adattarmi, a apprezzare certi vantaggi, diciamo, che l'Australia ha rispetto alle altre nazioni, a capire queste cose. È divertimento, come piace. Sì. Il divertimento all'inizio ero, diciamo, con le visite come voi, ma dietro le visite c'era sempre la partitella delle carte che si manteneva. Manteneva ancora il vecchio, tradizione. Sì. Poi mi sono per un paio di anni mi sono allontanato, volevo vivere una vita diversa. Queste carte, queste visite non mi soddisfavano più. Sì. Ti attiravano più, nel senso. Volevo vedere le cose. Ho cominciato a girare da destra e sinistra e piano piano, diciamo, questo inserimento è avvenuto totale, totale. Questo allontanamento mio è stato solo un breve periodo, perché era naturale che dovevo rientrare nella nostra comunità. Sentivo, diciamo, la necessità, era parte integrale di me stessa. Allora, diciamo, oltre il lavoro si tirava avanti con queste situazioni. Come hai detto tu, Francesco, le difficoltà sono state all'inizio per tutti, in forma di lingua, in forma di monocultura razzista di quei tempi. E praticamente era tutta l'Australia diversa che abbiamo oggi, ben organizzata, multiculturale. Anche, per esempio, portare un nome italiano, un cognome, rappresentava un ostacolo, e tante volte non ti vergognavi, ma ti sentivi imbarazzato di dirlo, perché ti guardavano con quella discriminazione, l'aria discriminatoria. E poi, avendo un cognome, un nome lungo, Giovan Battista, era per loro impronunciabile, impossibile. E allora
allora questa è praticamente la storia che abbiamo incontrato e le difficoltà che abbiamo incontrato tutti quanti. Naturalmente, beh, io sono Giovanni Battista Micò. Beh, ci abbiamo due Giovanni Battisti, ci abbiamo un terzo per fare battezzare Luciano. Comunque la mia storia è forse più o meno uguale, un po' differente. Io sono forse uno molto più giovane di voi, sono venuto nel 67, cioè avevo un'età di 13, quasi 14 anni. E sono andato a scuola e a quel punto là praticamente non c'era lingua, quella era anche una difficoltà per un giovane. Ma comunque ho incontrato molti buoni amici italiani in cui mi hanno dato una grande direzione, ma non ho avuto dei problemi, cioè la mia crescita in questo paese è stata molto positiva. Ho incontrato, come ho detto, molte persone brave, mi hanno portato avanti in tanti modi, però c'erano queste piccole discriminazioni tranne naturalmente l'anticlerico, l'italiano, il greco, e c'erano questi problemi in cui a scuola c'erano molti dei pugni, chi era più forte dell'altro. Nel fatto delle visite, questo e quest'altro, io andavo molto con i miei genitori, specialmente mio padre, a visitare varie case, vari cugini, parenti, zii. Ed era bello perché mi ricordo che ogni volta che andavo là ti facevano un caffè e ti mettevano la sambuca dentro. Quella sambuca mi è rimasta tutta dentro, mi piaceva sempre. Allora si diceva padre, e quell'altra visita facevo. Quando finivamo queste visite, c'era mezzo ubriaco, perché a furia di sambuca e caffè. Però era bellissimo, in cui adesso questi giorni si è fermato l'attività e il contatto che ci avevamo nei giorni più primari. Di altre cosette fatto di lavoro, beh, sono stato anche un po' fortunato perché io ho lavorato, ho fatto tanti lavori, però ho cresciuto sempre in un lavoro che ho creato me stesso, un certo business che ho tirato avanti. E così è stato, generalmente dicendo, abbiamo avuto delle grandi opportunità ed è un paese abbastanza bello e buono e ricco di poter progredire che portasse in Italia non lo potevamo fare. Questo è vero. Comunque la situazione negli anni 70 cominciava a cambiare. Ma è naturale che doveva cambiare, perché un giorno o l'altro doveva cambiare, perché ci sono migranti che arrivavano da tutte le parti, greci, jugoslavi. Io lavoravo in un negozio di frutta e verdura e vedevo tutti i giorni che arrivano migranti, jugoslavi, croati, macedoni. Fortunatamente i politici australiani hanno capito che era il tempo delle formazioni di questi gruppi multiculturali, hanno capito che l'Australia non è una cultura sola. E allora hanno incoraggiato, come tutti sappiamo, hanno incoraggiato questo multiculturalismo. Sì. E il beneficio è stato grande per tutti, perché riusciamo a vivere serenamente tutti i gruppi del mondo, siamo qua e tutti ci sentiamo integrati dell'Australia, sì. Tutti osserviamo le leggi, però sì. Tutti manteniamo le nostre radici, sì. Le nostre usanze, sì. Eccetera, sì. Eccetera. Era così, era pronto a maturare. Poi, noi di Samo abbiamo una storia particolare che puoi anche descrivere, come le nostre famiglie si sono ingrandite. E con questo crescita delle famiglie, queste visite che facevamo all'inizio diminuivano, perché possiamo andare a visitare tutti i nostri paesani perché c'era la famiglia prima. E allora così tanti si lamentavano, dice, una volta ci vedevamo più spesso, ora ci stiamo allontanando. E attraverso questo discorso è uscito fuori qualche idea. Bene, non possiamo organizzare qualche cosa, perché era proprio ai tempi che tanti gruppi si formavano in club. Era il tempo maturo. Il tempo maturo. E nell'impossibilità di comunicarci l'uno con l'altro. Di vederci come prima. Allora è questo. Questa iniziativa è spontanea, era anche necessaria, sì. Per mantenere i contatti con noi. Sì. Ecco, allora
come dicevi tu, questa iniziativa è andata avanti perché tutti, la gente, si sentiva bisogno di fare qualcosa. Sì, infatti. Allora, dietro questo appoggio, ci siamo riuniti e abbiamo organizzato il nostro club, il Sama Social Club. Sì, io mi ricordo che ai primi tempi abbiamo fatto un piccolo studio di fattibilità per vedere cosa pensa la gente. Sì. C'era un entusiasmo di questa idea, tutti felici e contenti. Sì. Infatti eravamo all'inizio così numerosi, così non mancava occasione, sempre c'era entusiasmo, tutti volontari, tanti, tutti volevano lavorare, tutti volevano... Si lavorava insieme, c'era la fratellanza. Anche i nostri figli aspettavano qualche cosa che facciamo, che organizziamo. Allora il club ha preso questo lavoro tramite i comitati che tutti hanno lavorato duramente per dare l'opportunità di questi incontri sociali. Sì. Penso che è stato un grande successo. Per noi è stato un grande successo. Sicuro, è stato una bellissima storia, un grande successo e soprattutto abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci siamo proposti, mantenere la comunità unita, mantenere i valori, mantenere tutta la cultura nostra. Oggi parliamo, il club è fondato nel 1978, quindi più di 30 anni. Sono tanti anni che questo club è attivo, funziona e ha avuto tanti comitati. E tutti i comitati sono stati tutti bravi, tutti volenterosi, tutti disposti a sacrificarsi per il bene della nostra comunità. Della comunità. Sì, c'era quella voglia di unirsi, di fare qualcosa. Ognuno voleva mettere qualche cosa dentro. I giovani, finché erano sotto la nostra direzione, hanno sempre partecipato. Sono stati sempre presenti. Logicamente questi giovani hanno formato la sua famiglia e allora il numero è cominciato a ingrandirsi, ma oltre non avevano quell'entusiasmo che abbiamo noi avuto iniziali. Loro sono più assorbiti dalla società australiana, dall'ambiente. Vengono, ma non come quell'ardore che avevamo noi, quell'entusiasmo che avevamo noi. Non sentono quella necessità, perché loro, giusto come hai detto te, sono inseriti, non hanno questo... Però io penso che un giorno anche loro vogliono riscoprire le radici. Sì, sicuro. Il club è un punto di riferimento importante, che allora possono ritrovare attraverso quello che abbiamo fatto. Dove sono venuti, le loro origini, che è molto importante. Ma sì. Speriamo che sarà così qualche giorno. Lasciando l'ortice per un bel paese. Well, there you are, Anthony. Fantastic. We've put an old that garden together, which is this is a wonderful part of the world here. It's great. Yeah, great. You know, I was thinking, you know, it's good that Nonno, you know, decided to come here because it's, you know, if it wasn't for him, then we wouldn't have had, you know, fantastic life down here in Australia. Yeah. Well, I'm glad they decided to come in, and thank God that we decided to stay ourselves here. And for you, your sister,
to be born in this country, because certainly looking at the world as it is these days, we're so lucky to be in Australia. Yeah, I've heard a lot of things around and things aren't good, so we are definitely in a lucky country, so we're very lucky. I'm glad you enjoyed it. I'm glad you're going into a good country. Okay? No worries. Fantastic. Well, we better go have some spaghetti now. Oh, yes. Fantastic. Su Caprese chi ci posso fa? Tiro la lero, 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 lero. Su Cori Caprese, direi che tu non lo fuggirai. Piante erano così fatte grandi, così coltivavano a tagliare veramente a colpi forti. Questi sono stati. Allora voglio fare anche qualche domanda. Paesano ancora spero. Yes, yes. È stato pure tutta la mia, la provincia di Reggio, Catanzaro. Buona Pasqua! Paese di Samo, tutti i paesani. Ok. Allora, voi praticamente... Sì, quello che mi ricordo. Che dovrebbero fare? Io penso che un nuovo sindaco che ci abbiamo. Così vogliamo fermare la stessa cosa. Questo affare, questo...